Ciao a tutti, vi farò vedere ora un metodo molto semplice per decomprimere i dischi dell'arachide cervicale superiore, medio e inferiore. È una tecnica molto semplice che potrete riprodurre anche a casa, anche se non avete un lettino come questo. Quindi su un materasso, su una panca da palestra, purché vi sia un spazio sufficiente poi per andare con la nuca in estensione. Andiamo subito a vedere la posizione. In pratica abbiamo varie possibilità. Se posizioniamo la nuca con l'occipite sul bordo del letto o della panca, avremo la spinta a livello cervicale e il risultato del peso della nostra nuca si tradurrà in una decompressione sui dischi intervertebrali cervicali, con una lieve estensione associata. Se invece vogliamo proprio portare in estensione, perché ad esempio il nostro fisioterapista ce l'ha suggerito, o se abbiamo una discopatia posteriore o una cervicalgia di tipo meccanico nella quale questo tipo di esercizio è indicato, andiamo a vedere che possiamo applicare un'estensione passiva senza l'ausilio quindi dei muscoli, sfruttando la gravità. Quindi andiamo con le spalle, tipo il bordo superiore della scapola a livello del bordo del lettino e semplicemente abbandoniamo la nuca posteriormente. Da questa posizione posso fare delle lievi oscillazioni e tornare. È un esercizio che normalmente si fa un paio di volte nella giornata con delle tenute o delle fasi di rilassamento che non devono superare comunque qualche minuto. Se c'è un peggioramento dei sintomi periferici o centrali, momentaneo o transitorio, la situazione potrebbe essere accettabile. Qualora il peggioramento fosse poi costante e continuasse anche alla fine della manovra, sicuramente dovete rivedere la tecnica o riparlarne col vostro fisioterapista. Buon lavoro.